Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele, parlo di dropshipping e finanza personale. Innanzitutto voglio ringraziarvi perché abbiamo superato i 200 iscritti, è un piccolo traguardo per questo canale. So che ultimamente sono stato poco presente, ma siamo stati più o meno tutti quanti in ferie e ora si torna a fare i video e a lavorare insieme a voi. Oggi voglio parlarvi del rientro appunto dell'estate, del dropshipping, comunque dell'e-commerce in generale e come prepararci a questo rientro dalle vacanze. Resta con me. Allora, come saprai, l'estate è il periodo peggiore dell'anno in generale per il commercio online e il commercio in generale, poiché le persone vanno in vacanza, escono, spendono i soldi, non sono davanti al computer a spendere e quindi c'è un abbassamento del mercato che quest'anno comunque è stato molto più drastico a causa della crisi che stiamo vivendo, della crisi economica in cui siamo entrati, e si spera comunque che ci sarà una ripresa entrando a settembre e nel periodo invernale. Ci dovrebbe essere, come ogni anno, una lenta e progressiva ripresa del mercato e dovrebbe ritornare a esserci un'economia del consumo regolare. Questo perché con l'inizio delle scuole, forse, e con la riapertura degli uffici, le persone torneranno ad acquistare nuovamente sia online che offline e cominceranno a incanalare i soldi nell'economia. Almeno teoricamente questo è quello che è successo ogni anno. Quest'anno è un po' un'incognita per tutti quanti, ma comunque ovviamente noi dobbiamo basarci sugli anni passati e dobbiamo farci trovare pronti per questo quarto trimestre che sta per entrare. Come possiamo prepararci? Innanzitutto, per il rientro delle vacanze dobbiamo andare a seguire il trend. Quindi il trend cosa sarà? La scuola, ovviamente, anche se quest'anno non sappiamo se riapriranno, se non riapriranno, quindi il mercato è ancora incerto. L'anno scorso in questo periodo già si vendevano articoli scolastici come zaini, portacolori, diari, se ne vendevano un sacco già in questo periodo. Quest'anno ancora se ne vendono pochissimi, quasi nulla, appunto perché non si sa se le scuole riapriranno e le persone aspettano prima di spendere soldi per articoli che magari forse non gli serviranno, perché ovviamente se le scuole non apriranno che se ne fanno dello zaino o del portacolori. Quindi in ogni caso il trend dovrebbe essere scolastico. Un altro trend che sicuramente riprenderà è quello degli uffici. La gente torna agli uffici, quindi gli articoli per lavoro, gli articoli per la scrivania, articoli da ufficio. Questo è un altro trend che solitamente a settembre vende bene. E il terzo trend che bisogna seguire al rientro delle vacanze estive è sicuramente quello degli articoli sportivi, poiché le palestre riaprono le vacanze, poiché le persone sono state a mare, sono visti fisicamente, hanno visto fisicamente gli altri, quindi tornano motivati di dimagrire, di mettersi in forma e vanno in palestra. Quindi articoli sportivi si vendono sempre bene a settembre, come anche a gennaio d'altronde, ma ci arriveremo. Ed è una cosa che devi assolutamente trattare, anche se si dice sempre saturo, il mercato è saturo, sono cavolate. Se operi su eBay devi cominciarti a preparare per il quarto trimestre. Questo vale anche se operi su Shopify, ma come saprai io lavoro principalmente con eBay e con Amazon. Cosa vuol dire prepararsi per il quarto trimestre? Il quarto trimestre, che sarebbe ottobre, novembre e dicembre, è solitamente il periodo più profittevole dell'anno, perché è il periodo natalizio, il periodo invernale, dove le persone stanno più chiuse a casa, spendono di più e comunque vengono incanalati più soldi nel mercato. Ovviamente il mese più profittevole di sempre è dicembre, ma già partendo da metà novembre, una ripresa del mercato solitamente si ha, diciamo un'intensificazione del mercato si ha da circa fine ottobre, metà ottobre, quindi dobbiamo farci trovare pronti per quel periodo. Cosa significa? Che cosa faccio io per farmi trovare pronto? La prima cosa è inizio a inserire prodotti operando su eBay. Ovviamente opero su molti più prodotti rispetto a chi opera su Shopify, che deve girare le ads, ma ora questo lo andiamo a vedere pure.
Quindi inizio a inserire tanti prodotti sui trend da seguire, inizio a sponsorizzarli. Se operi su Shopify, quello che puoi fare è iniziare a sistemare le ads, cominciare a fare i test ads per vedere quali funzionano meglio, iniziare ad avere una strategia per affrontare questo periodo. Quindi a ottobre andrai a aumentare i budget delle sponsorizzazioni su Facebook e su Instagram, andrai a inserire più budget in modo da raggiungere più persone possibili. E un'altra cosa da fare assolutamente è sistemare la logistica, assumere persone se pensi che ne hai bisogno, sistemare il processo di spedizione, i tempi di spedizione, i contatti con i fornitori, è un po' tutta questa parte amministrativa logistica che è fondamentale, perché se sei abituato a evadere 20 ordini al giorno, 15 ordini al giorno, questi 15-20 ordini verso novembre, dicembre diventano 60. Questo è quasi matematico, perché si ha un incremento di quasi il 200% sotto il periodo natalizio. Questo almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Ovviamente sai benissimo che io condivido le mie esperienze e i miei suggerimenti basati sulla mia esperienza su eBay e su Amazon e un po' di Shopify. Quindi non è che sto dicendo che avrai per forza un incremento del 200%, sto dicendo che in base alla mia esperienza si ha questo incremento. Ovviamente quest'anno è un anno particolare, ricordiamocelo, quindi può essere che il consumo sarà molto minore rispetto agli altri anni, come può essere sarà maggiore o uguale, quindi è poco probabile fare stime esatte su cosa accadrà. Ovviamente spero che riprenda il mercato, che il mercato finanziario si riprenda, anche se non ci sono i presupposti al momento, però dobbiamo farci trovare pronti. Perché? Perché se non ci facciamo trovare pronti, se non abbiamo un sistema logistico, se non abbiamo un'evasione degli ordini corretta, andiamo a danneggiare i nostri negozi, andiamo a prendere feedback negativi, andiamo a lasciare clienti insoddisfatti. Questo cosa significa? Significa che danneggiamo la nostra immagine di brand e ovviamente perdiamo clienti, perdiamo metriche, danneggiamo le nostre metriche e vendiamo meno. Quindi a costo di perdere un po' di soldi, il mio consiglio è fatti trovare pronto, investi sull'infrastruttura e sull'organizzazione in modo da poter affrontare eventuali situazioni di sopra lavoro che ogni anno si presenta da ottobre in poi. Ovviamente spero per tutti che ci sia una ripresa e ricorda di mettere sempre al primo posto il cliente. Questo vale sempre in ogni ordine, non dimenticare che dietro i numeri ci sono delle persone, non dimenticherò mai di ripeterlo. Spero che i miei consigli e il mio video sia stato d'aiuto. Ricorda di iscriverti al canale e di seguirmi per consigli su dropshipping, sull'e-commerce e sulla finanza personale. Spero di vederti presto, ci vediamo alla prossima. Ciao!